Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi monteremo l'uscita numero 7 e l'unboxing, se riusciamo dopo. Comunque l'unboxing è sicura. Il video del numero 8 vediamo se riusciamo a farlo. Se il video prosegue e diventa molto lungo, allora lo stop e lo facciamo venerdì prossimo, che ogni venerdì sul mio canale porterò delle uscite del Titanic, visto il fatto che ce n'ho uno sbandando. Ancora 4 uscite, compresa questa, arrivo a 5. Oggi monteremo l'uscita numero 7 del Titanic, la nave e la leggenda, quindi il leggendario modello da collezione del Titanic da costruire. Quindi iniziamo subito a vedere il fascicolo numero 7. Prima di iniziare, però, vi voglio far vedere i componenti che abbiamo assemblato finora. Ok, quindi vediamo i componenti. Ebbene sì, nella prima uscita abbiamo montato lo scafo con vari particolari, ok? In plastica, questa l'ancora che mi si era staccata, si è rotta anche il piedino, l'ho incollata con della colla cioè con della colla che uso io, cyano acrylic. Questi sono i minimi dettagli particolari. Andate a recuperare il video della prima uscita, ok? Nella mia playlist del Titanic, che è qua a fianco. Poi abbiamo montato la carena, quindi abbiamo aggiunto dei particolari e dei pezzi, come potete notare qua in metallo, questa metallo, tutta metallo, fantastica. È metallo, legno e plastica questa nave, fantastica. Questa invece è quella normale che abbiamo assemblato la volta scorsa nell'uscita precedente numero 6. E abbiamo fatto qua, abbiamo aggiunto questi due viti a questo pezzo qua, che praticamente ci dicevano di tenerlo da parte adesso, per il momento. Ok, poi abbiamo anche assemblato il motore la volta scorsa con l'albero motore. Quindi abbiamo assemblato questo. Fantastico, vedete che gira. Fantastico, ragazzi. Fantastico. Ok, abbiamo assemblato questo che abbiamo messo nei perni corrispondenti. E poi abbiamo ricevuto. Adesso metto in pausa perché è il generatore di fumo che lo faccio andare in funzione e ve lo faccio vedere come funziona. Che a breve ci sarà il video, cioè che nel fumaiolo. Ok, detto questo, sì, possiamo iniziare a vedere il numero 7 e poi iniziare con il videomontaggio. Quindi buona visione. Eccoci qua con il fascicolo numero 7 del Titanic. Ho già visto i componenti che dobbiamo assemblare in questa uscita. Intanto nella prossima uscita ci sono questi particolari minuscoli, quindi state attenti a non perderli. Cioè il supporto per la prua, le bitte, gli argani, le valvole per gli argani delle ancore, la guida, catene delle ancore e fiancata a sinistra del castello di prua e delle viti, come potete notare. Quindi vari particolari molto piccoli. L'opera è composta da 140 uscite, perché è una nave e sapete che le navi costano. La prima costa 1 euro, la seconda abbiamo dato 7 euro. Dalla testa in poi 13 euro, ok? Non è esagerato come prezzo, ma in totale sì, un pochino, vabbè. E non ho problemi di prezzo. I motori del Titanic, quindi qua si parla dei motori del Titanic, e per far muovere il gigantesco transatlantico, il vapore prodotto dalle caldaie corre attraverso una rete di condutture in acciaio. E qua spiego un po' la storia,
i particolari, come potete notare, del Titanic interessanti. Okay? Corpo 4, quindi nel cemetery della città canadese si spiega un po', non sto a leggere, qua spiega un po' la storia. E un tuffo in piscina, si parla anche della vita di bordo per provvedere al benessere, al divertimento e talora ai capricci dei viaggiatori più abbienti, il più lussuoso trasatlantico dell'epoca. Quindi aveva anche la piscina, se non erro, qua dice, fantastico. E i destini incrociati, quindi qua si parla un po' della sceneggiatura dei destini incrociati. A questo punto i dati scientifici vengono supportati dall'osservazione dell'unico oggetto sicuramente appartenuto al bambino ritrovato in mare. Qua ci sono varie immagini. Non ve lo faccio specificare del tutto perché non vi interessa la storia, poi lo leggete anche voi. Quindi se volete potete anche stoppare le lampadine del Titanic, da dove viene l'energia necessaria per accendere e le 10.000 lampadine presenti a bordo del Titanic per rischiare. Qua spiega dove vengono, cioè dove vengono prese l'energia, e cioè per accendere le luci del Titanic, e il basamento della motrice. Quindi si monta il basamento della motrice e c'è un supporto che non c'entra niente con il motore, ma c'entra praticamente con lo scafo del Titanic, ok? Quindi quello che vi avevo fatto vedere prima. Qua ci sono i vari passaggi, come potete notare, ci sono diverse fasi. Vedete questo, per poi proseguire e avere il risultato svolto finale così. Bellissimo. Quindi iniziamo subito con l'assemblaggio. Ed eccoci qua. Con i componenti del Titanic, quindi li prendiamo fuori. Questo è in plastica, purtroppo. Ragazzi, pensavo che era in metallo. Ci sono tutti i pezzi, i vari pezzi. Ve li mettono per non rovinare in una scatola di cartone come questa. Ok, riciclabile tranquillamente. Ed è una cosa giusta per risparmiare della plastica che inquina. Quindi non mettono neanche la plastica qua, mettono una carta normale, quindi mettono solo carta. Quindi questo è in plastica, questo particolare della motrice, vediamo questo. Questo è in metallo perché dal peso sembra in metallo, infatti ha un bel pezzettone in metallo. Vi voglio far sentire almeno se qualcosa in metallo è fatta bene questa nave. Infatti io ho detto la faccio tutta. Vediamo un attimo cosa bisogna fare nella prima fase, poi arrivo. Allora, ragazzi, dobbiamo recuperare la motrice, quindi no, il motore, scusate, e dobbiamo prendere la passerella e dobbiamo fissarla con quattro viti EM, se non erro, se non vado errato, sì, EM. E praticamente è facile il passaggio perché dobbiamo mettere semplicemente dentro a questi quattro pani, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Qua si dice però di fissare solo, sì. Vabbè, noi fissiamo del tutto. Vediamo un attimo la prossima fase, che cosa bisogna fare. Attenzione che è plastica, quindi incastratelo e alloggiatelo per bene, mi raccomando, con questi su, rivolti verso l'alto, a sinistra devono essere. Mi raccomando, controllate bene. Poi al limite, quando fissate, dopo mettete tutto a posto. Però fate attenzione a non spaccare nulla, mi raccomando. Poi avete dei perni, avete anche dei perni, quattro perni, e dobbiamo, vedete, qua ci sono i buchi, dobbiamo fissarli qua tranquillamente, quindi non vi potete nemmeno sbagliare, a parte che dall'altra parte non vanno. Quindi, ok, li abbiamo messi, perfetto. Quindi hanno fatto tenuta, adesso lo fissiamo con 4 viti, no, 8 viti e M, no, 4 viti e M, 1, 2 qua e 2 qua. Ci
dicono così dal disegno, dall'immagine vedo così. Allora, recuperiamo le viti e M, sono queste. Ok. Quattro vite abbiamo detto, a parte che ci sono, ah, perché si vede che sono altri tipi di vite e gli altri. Quindi, e metto la parte veloce ovviamente, lo fissiamo con 4 viti M. Ok ragazzi, ce l'ho fatta finalmente a mettere tutte le viti, a parte questa che dopo ci penso io magari, perché ho fatto una fatica immensa, dovevo fare anche il filetto che non combaciavano bene, come cioè, che ho tagliato cioè, ho messo in pausa il video perché praticamente delle viti, tipo queste due, non combaciavano con i perni del motore e quindi ho dovuto fare il filetto. Vedete che non è che combaciano alla grande, anche qua non è che sia il massimo e lo dovrei stringere ancora un pelino perché qua non l'ho fatto proprio il filetto, ma dopo magari se è necessario ci penso io comunque a fine video, dai. Non voglio perdermi del tempo. Inutile. Ok. Sto provando in tutti i modi di stringere. No, è storto. Storto. Vabbè, dopo ci penso io. Comunque, l'importante è che bisogna fissare queste quattro viti qua. Sono le viti e M, abbiamo detto, ok? Mi raccomando. Detto questo, andiamo avanti con la prossima fase velocemente perché siamo già a 15 minuti. Ok, vediamo cosa bisogna fare. Ed eccoci qua di nuovo. Comunque bisogna fissare tutto bene le viti. Guardate i particolari, le scalette, ragazzi. Ve lo volevo far vedere. C'erano le scalette per andare nel fondo, cioè sopra il motore. Quindi loro riuscivano, i personaggi, ad andare sopra il motore in base con le scalette. Adesso bisogna recuperare questo pezzo in metallo e metterlo così, semplicemente. Guardate anche la foto che vi dà nel libro, dovete, c'è solo un senso, quindi non vi potete sbagliare il senso, e dovrebbe essere questo, esatto, con la parte rivolta, vedete, verso il basso, e lo dobbiamo fissare il tutto con 6 viti AP, quindi prepariamo le viti AP, che è facile questo passaggio, e le dobbiamo fissare fino in fondo, mi raccomando, è metallo questo pezzo qua. Quindi prendiamo tutte quante, che non so quante sono, se ne saranno 7 perché una è di riserva, lo fissiamo con 6 viti AP. Mi raccomando, controllate il fascicolo che ci dicono dove vanno messe. Quindi due qua, due
due qua e due qua io deduco. Sì, in corrispondenza bisogna saltare questi quattro qua che vanno dopo con altre viti. Attenzione, non sbagliatevi. Ok, ragazzi, le abbiamo fissate fino in fondo le 6 viti AP. Guardate che funziona anche la motrice, guardate, quindi funziona perfettamente. Mi sono dimenticato di dirvi di controllarla quando avete messo la parte in plastica sotto, ossia la passerella, esatto, la passerella, e quindi controllate bene, mi raccomando, che girano le bialle come a suo dovuto. Fantastico, questo motore sta prendendo forma, è la motrice questa qua. Fantastico. Adesso dobbiamo fissare con altre 4 viti FM, attenzione nelle parti esterne, quindi 2 2. Vi faccio vedere dove. Semplicemente dove vi avevo detto prima. Ok? Quindi praticamente dobbiamo metterle 2. Dov'è? Sì. 2 qua e 2 qua. Ok, perfetto ragazzi, abbiamo fissato anche le 4 viti FM e niente, adesso abbiamo concluso con la motrice del motore, finalmente ragazzi. Dopo abbiamo tempo a malapena per fare l'unboxing e poi chiudo il video perché purtroppo non riesco a fare il numero 8, mi dispiace ragazzi, ma bisogna portare un video a settimana, mi sa. Poi se riesco li porto 2 a settimana che prolungo. Speriamo in bene, non vedo l'ora di costruirlo fino al numero 11, oh. Comunque la motrice funziona perfettamente, come potete notare, e c'è l'albero motore. Quindi questa è la motrice con i componenti del Titanic, ok? Dell'albero motore. Ok, quindi adesso prendiamo la carina. A questo punto dobbiamo prendere la sezione di sinistra che abbiamo montato nelle fasi precedenti, ossia quello con la targa staccabile per riferirsi, che bisogna staccarla, e dobbiamo prendere praticamente per l'ennesima volta, bisogna staccarla, prendere il pezzettino che ci hanno dato, che è il supporto, è un supporto, e bisogna girarlo, è in plastica, dobbiamo metterlo, vediamo in che modo, qua si dice così, ok, quindi dobbiamo metterlo semplicemente in questi 3 fori qua. Ok, se non erro, se non... sì, esatto, perché c'è un perno che dobbiamo unirlo, faccio vedere, dobbiamo unirlo e metterlo qua, dobbiamo unirlo e metterlo qua il perno all'interno, premendo, ok, senza fare danni, mi raccomando, lo fissiamo il tutto con 3 viti, vediamo un attimo quali viti si vanno. BP, quindi dobbiamo girarlo e lo dobbiamo fissare con 3 viti BP. Sacchettina qua. Ok. BP sono belle grandi, grosse e robuste. Ok, giriamo.
e mettiamo la parte veloce. Ok ragazzi, abbiamo fissato le tre viti BP e comunque mi sono dimenticato di dirvi che è in plastica, quindi fate attenzione, mi raccomando, a stringere. Vedete, questo serve per regolare il tutto, il componente, per non farlo muovere. Ecco cosa serve. Fantastico. E poi ci mettiamo la targa del Titanic e poi abbiamo concluso il numero esatto. Sì, e qua... E dice che se volete potete metterci un corso di colla. Io il mio consiglio che vi do è ancora aspettate un po' finché che non è fissata fino alla parte che la, quindi fra un po' si fisserà il tutto e poi si vedrà. Io ancora aspetto per mettere la colla. Voi fate lo stesso, mi raccomando, è un consiglio che vi do. Comunque, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace al video, aspettate un attimo che metto qua, perché non ce la faccio a portare l'unboxing, quindi noi ci vediamo la prossima settimana perché è tardi ormai, quindi con l'unboxing e l'uscita numero 8 e 9 se riesco sempre. Quindi mettete un bel mi piace al video, commentate qua sotto e attivate la campanella per ricevere le mie notifiche di tutti i miei video, sia del Titanic che di altri modellini. Seguitemi, mi raccomando, e iscrivetevi. Ciao a tutti, al prossimo video, ciao!